Necesito el amputal, por favor. ¿Qué se te parece, perdón? El amputal. Tengo un perro muy enfermo. Quisiera dormir. Lo mismo. Permiso. Ingegnere, sono tornata qui perché volevo parlarvi meglio, insomma, spiegarle con calma. Passa la pagina. Salve, mi chiamo Miele, sono timida e solitaria. Bello, no? Potrebbe essere. Ma qual è il suo problema? Non ho capito, la brutta televisione? Me ne fotto la bruttezza. Anzi, più brutti diventate, meglio è. Ma brutti chi? Cioè, e poi basta questo per volersi fare fuori? Non basta. C'è una lista di motivi accettabili, ma è aleatoria. E questa è dunque la terza serata della rassegna Cinema e Cinema da quando è rientrata nel cortile dell'edificio scolastico Maggiore Perri. E questa era Miele della regista Valeria Golino, mentre questa è la platea. La platea affollatissima, come affollatissima è stata fino a 5 anni fa la platea del Cinema Astra, del Cinema Capitol, del Teatro Grandinetti. Quindi questa è la normalissima, come dire, sala, la normalissima platea, il normalissimo affollamento di un pubblico affamato di cinema come quello di Lamezia, abituato ad andare a cinema da sempre. E purtroppo oggi bisogna accontentarsi di ciò che Cinema e Cinema d'estate ci offre nella rassegna da metà settembre, da metà agosto a metà settembre. Questa è la biglietteria e quello lì invece è una sorta di quadro, una scultura della quale vi darò adesso la descrizione, perché questa è una sbirciatina dalla porta d'ingresso verso la platea, quello è il maxi schermo. E il cortile nel quale sono sistemate le poltroncine è intitolato alla memoria dell'ispettore scolastico dottore Francesco Bevilacqua, e fra poco ne vedremo anche la scultura che l'artista lametino Antonio Puglia, Tonino Puglia per gli amici, ha realizzato, e me l'ha anche descritta, non ha accettato poi di descriverla lui, ma fra poco la sentiremo. Questa cosa che lei fa a pagamento dovrebbero poterla fare tutti quanti. La gente malata non ha più. Ecco, questa è la scultura di Antonio Puglia. Ed è una descrizione incredibile quella che ha fatto lui. Questa sarebbe in realtà la Città del Sole di Tommaso Campanella, con poi l'enumerazione. Ecco, questa è la firma, Antonio Puglia 2009. E questo è il pensiero espresso dall'ispettore scolastico Francesco Bevilacqua. Dice: la mente si esercita in quello che è il suo mestiere, pensare, per perseguire obiettivi di azione. E questa, ecco qui, la grammatica, la retorica e poi vedremo anche la dialettica e la musica, sono le arti liberali che venivano insegnate, dice Antonio Puglia, nell'antica Grecia e poi riprese anche nella romanità, nella latinità. E eccola qui, grammatica, e questi mattoncini chiari dovrebbero rappresentare, mi diceva Antonio Puglia, la ricostruzione artistica, la sua interpretazione artistica della Città del Sole di Tommaso Campanella. E questa scultura, queste le testoline che rammentano l'antica Grecia, testa di filosofo e via dicendo, che ricostruiscono quindi la cultura classica in questo blu che tende al verde, che in realtà, mi diceva Antonio Puglia, vuole essere un omaggio al mar Mediterraneo che unisce le due civiltà, la latina con la greca. Ecco qui l'altra arte, la musica, anche se capovolta, poi c'è qui la geometria. E quindi questa è la scultura dedicata da Antonio Puglia alla memoria dell'ispettore scolastico dottore Francesco Bevilacqua. E per la prossima volta, vale a dire questa sera, venerdì 30, all'edificio scolastico Maggiore Perri, nel cortile Bevilacqua, è previsto Il lato positivo di David Russell. Però è una storia affascinante. Anzi, se un giorno andrai in Istanbul, metto un po' di carta sotto la mano.